mattino 6, oggi venerdì 4 marzo, si venera San Casimiro. Casimiro, principe polacco, nasce a Cracovia nel 1458, figlio del re di Polonia, appartenente alla dinastia degli Jagelloni di origine lituana, quando gli ungheresi si ribellarono al loro re, Mattia Corvino, e offrirono al tredicenne principe Casimiro la corona, questi vi rinunciò appena seppe che il Papa si era dichiarato contrario alla deposizione del regnante. Impegnato in una politica di espansione, re Casimiro IV diede al terzogenito l'incarico di reggente di Polonia e il principe, minato dalla tubercolosi, svolse il compito senza lasciarsi irretire dalle seduzioni del potere. Non si piegò alle ragioni di Stato quando gli venne proposto dal padre il matrimonio con la figlia di Federico III per allargare i già estesi confini del regno. Il principe Casimiro non voleva venir meno al suo ideale ascetico di purezza per vantaggi materiali cui non ambiva. Di straordinaria bellezza, ammirato e corteggiato, Casimiro aveva riservato il suo cuore alla Vergine. Si spegne a 25 anni in Lituania il 4 marzo del 1484. Nel 1521 Papa Leone X lo dichiarò patrono della Polonia e della Lituania. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le prime pagine e quindi con le notizie nazionali e dal mondo. Iniziamo con il Corriere della Sera, eccoci. Nella prima pagina, Corriere della Sera, che apre con "Così hanno ucciso i due italiani rapiti in Libia, Fausto Piano e Salvatore Faila della Bonatti erano stati sequestrati nel luglio scorso, il governo vivi gli altri due ostaggi traditi da un autista, erano nelle mani dell'ISIS colpiti durante un blitz versata parte del riscatto". E vediamo ancora il decreto mutui, la casa alla banca dopo 18 rate non pagate, dietro front alla Camera Grillo, non basta, va ritirato. Vediamo in breve il concerto al Teatro degli Scavi il 12 luglio, 45 anni dopo lo show evento da Pink Floyd, quindi Pompei torna rock e chiama Elton John. E ancora l'appello della UE ai clandestini, non venite qui. Nella vignetta in centropagina Giannelli, sia tranquillo, dopo 18 scomode rate la casa non sarà più sua. E si parla dei mutui, vediamo ancora in breve gli scenari, Renzi spera di evitare la guerra, ora Alfano non esclude l'intervento. Passiamo alla prima pagina della Repubblica che apre nello stesso modo, quindi uccisi in Libia due italiani rapiti, pronto l'attacco con aerei e navi. I tecnici della Bonatti erano stati sequestrati 8 mesi fa, la Farnesina, gli altri due sono vivi. E la guida affidata alla divisione Aquil, retroscena la mattanza di Sabrata nella vignetta invece, super lavoro per noi avvoltoi ultimamente. Migranti, il muro della Polonia, non vi vogliamo in Europa, Salvini insulta Mattarella. Vediamo nel taglio basso, appalti, la fine delle incompiute, varata la riforma del Rio, vanno avanti solo i progetti validi. Vediamo ancora la copertina, quelle 1200 medicine cancellate in farmacia, sempre più prodotti sono introvabili, accuse a Big Pharma. Passiamo alla prima pagina della Stampa, vediamo il sangue degli italiani in Libia, un testimone usati come scudi umani dall'ISIS, Minniti, gli altri due sono vivi. Due ostaggi uccisi durante uno scontro a fuoco tra milizie jihadisti a Sabrata, riconosciuti dalle foto, erano stati rapiti a luglio. Vediamo la fotonotizia in centropagina, "Così depuro l'acqua per l'Africa, la storia, boom di brevetti, l'invenzione di un ricercatore italiano". Vediamo ancora in breve, per quanto riguarda appunto la
l'uccisione dei due italiani in Libia, i nostri soldati sono pronti al codice rosso, quindi per quanto riguarda la guerra segreta, il governo Renzi prudente, nessuna accelerazione. E mutui, accolte le proteste, le case e le banche, solo dopo 18 rate in ritardo, la vendita forzata sarà facoltativa, il decreto che recepisce la direttiva UE. In breve, opere pubbliche, più trasparenza, appalti, basta, massimo ribasso, ok del governo alla riforma Cantone, ora sarà più facile scoprire casi di corruzione. Migranti, tasca ai rifugiati, non venite in Europa, il leader del Consiglio UE è inutile, Atene, sanzioni per chi chiude i confini. Ed ora il Sole 24 Ore, vediamo in apertura appalti, codice leggero da 660 a 217 articoli, più poteri ad ANAC, stazioni appaltanti qualificate e ridotte, primo sia la riforma per le imprese, resta la certificazione del Rio, semplificazione e lotta alla corruzione. Vediamo ancora la notizia, quindi lotta all'ISIS, Libia, uccisi due italiani, erano scudi umani dell'ISIS, Palazzo Chigi, nessuna accelerazione alla missione, Salvini attacca Renzi alle mani sporche di sangue, i tecnici rapiti a Sabrata nel 2015, gli altri due sono vivi. Vediamo ancora casa alla banca dopo 18 rate non pagate, decreto mutui, le correzioni del PD concordate con il governo valgono per i nuovi contratti. E il falso in bilancio sulle valutazioni, parola alle sezioni unite il 31 marzo, l'udienza in Cassazione per stabilire quando scatta il reato. Il Messaggero, ostaggi uccisi, Italia in allerta, Libia, i due tecnici italiani rapiti, usati come scudi umani nello scontro a fuoco, miliziani jihadisti, i servizi vivi, altri due connazionali sequestrati, pronte missioni dirette dai nostri servizi. Abbiamo il retroscena in centropagina, già operativi gli 007 per guidare i blitz, ma Renzi, prudenza. A febbraio, vicini alla liberazione, eccoli i due italiani uccisi in Libia nella foto, Salvatore File e Fausto Piano, per File e Piano 7 mesi di prigionia. Lo scenario dal Cairo a Tripoli, la guerra sotterranea agli interessi italiani. Vediamo in centropagina la fotonotizia. Alberi killer e topi padroni, salvate la capitale dai flagelli perché in riva al Tevere tutto diventa un'emergenza infinita. E Roma ancora Berlusconi apre alle primarie, punto su Bertolaso, caos centrodestra, Meloni pronta a correre i candidati PD, non vogliamo i voti di Verdini. Si parla di unioni civili, fronte del sì diviso ma torna in piazza. Ed ancora nel taglio basso, semplificazioni, via le nuove regole per diventare docenti universitari. Passiamo al il giornale, il califfo alle porte, adesso guerra seria, in Libia uccisi due dei quattro tecnici italiani rapiti, gli jihadisti li hanno usati come scudi umani, l'apatia del governo è una strategia perdente. Questo è il titolo in centropagina, Alfonso Signorini. L'utero in affitto, da gay dico fermiamoci dove vuole la natura. Operazione mediatica dei direttori di giornale e conduttori della RAI, il regime di De Benedetti, la quota Fiat è sbriciolata, il Corriere resta senza padrone. Ancora il leader del nuovo centrodestra in crisi mistica, Alfano, perché non mi votano? Il ministro confida a un amico il suo stupore per lo scarso successo politico. Basta inerzia, storia e docenza ci impongono di intervenire. Ed ancora in breve, assolti per il gesto fascista, il saluto romano è antiestetico ma non è un pericolo per il paese. Vediamo addio, un vero anticonformista, ricorso e liberale che valeva 100 eco. Andiamo ancora avanti, quindi passiamo al Libero,
in apertura. L'ISIS nel taglio alto, ISIS uccide due italiani dimenticati, erano stati rapiti in Libia l'estate scorsa, pensiamoci bene prima di scatenare una guerra, il governo dirà la sua tra una settimana, Berlusconi no all'intervento, morti perché sul territorio non abbiamo più rapporti. Finalmente Europa dice la verità, vade retro immigrati, il Presidente del Consiglio UE non c'è posto per voi, qui rischiate vita e soldi, non credete ai trafficanti. La Francia minaccia l'Inghilterra, se abbandonate l'Unione vi facciamo invadere dai profughi. E la vignetta in centropagina, Renzi in affari con De Benedetti, infezione ricostituente per le cliniche dell'ingegnere, plusvalenza di 230 milioni. Vediamo la notizia sui mutui, si passa da 7 a 18 mesi, i mutui casa non pagati, il governo fa lo sconto ma l'esproprio rimane. E per quanto riguarda invece le notizie del taglio basso, concorso in mafia, la sentenza che rivela che Dell'Utri è in galera per il reato che non c'è. Addio a Ricossa, nemico di Monti e Company, libertà, vita, egoismo, l'economia che funziona. E Murdoch si schiera col milionario USA quando Trump finanziava l'amica nemica Clinton. Il Foglio, vediamo, Rosy Bindi e la trasformazione dell'antimafia in un circolo Pickwitch, santuario delle cose che non si possono dire. Nasce un nuovo capitalismo, ancora i titoli, strega per amore, le aggravanti, la complicata strategia di Roma per dare un senso al Never Trump. E passiamo ora al Tempo. Badanti e fidanzate a caccia del vitalizio VIP, il PD presenta una proposta di legge, tagliare la reversibilità degli assegni degli ex onorevoli. In centropagina, uccisi gli ostaggi in Libia, File e Piano furono rapiti a luglio, vivi altri due ma non si sa dove siano, era pronto il riscatto, così muoiono due italiani, questo è il titolo dell'articolo all'interno poi riportato. Vediamo nelle cronache, in ospedale il poliziotto coraggioso, 43 giorni a digiuno per i colleghi, se non paghi il canone in bolletta c'è Equitalia per quanto riguarda la tassa sulla TV. E tragedia alle porte di Roma, un pino crolla sull'auto, due morti schiacciati, la tragedia riportata nella fotonotizia. Mensa proibita, l'alunno disabile a Roma, il montascale rotto, bimbo portato in braccio, resta a mangiare in aula. Il Mattino, che apre così come tutti i giornali questa mattina, Libia, la trappola mortale, due ostaggi italiani uccisi nel blitz anti-ISIS, erano scudi umani, i cadaveri su Facebook confusi con i terroristi perché indossavano felpe del Paris Saint-Germain. L'inchiesta di Casavatore divide il PD, primaria al veleno, il flop del confronto, Bassolino diserta il faccia a faccia. Le interviste, casini ora con russi e arabi, ci vuole una santa alleanza, l'iniziativa, una missione solo su richiesta di Tripoli. Il caso in centropagina, la fotonotizia, Caserta, ingressi aumentati del 70%, ma i sindacati protestano, il direttore lavora troppo, mette a rischio la reggia. Vediamo nel taglio basso, sfida la morte per i selfie, ucciso dal treno, San Pietro a Patierno, tragico gioco sui binari, sedicenne travolto da un Intercity. Confindustria, se Napoli si smarca da sud, imprenditori con D'Amato contro Boccia, ma il Piemonte lo appoggia. Ed ora Avvenire, primi caduti in Libia e parte la missione, uccisi due italiani, usati come scudo dai jihadisti, a Sabrata, tragico epilogo di una sparatoria, vivi gli altri due rapiti della Bonatti, pronti gli incursori, Palazzo Chigi, ma la linea non cambia. Dalla gestazione, vediamo ancora per quanto riguarda la bioetica, dalla gestazione all'eutanasia, sfida alla Camera, aperta la discussione
sul nascere e sul morire. Il Papa no alle nuove ideologie sulla vita. Ed ancora vediamo, Mattarella ricorda i 15 anni dell'impegno, servizio civile, così crescono i nuovi cittadini. SC Universale che si apra dall'Europa alla proposta di un nuovo Erasmus. Vediamo ancora in breve, Francesco penitente e confessore, il giorno perdono. Vediamo ancora ad azzardo, regioni, manifesto contro le ludopatie e per l'autonomia. Quei 41 bambini scomparsi da scuola, denunciati i genitori a Scampia, nel napoletano. L'Unità, vediamo gli scudi umani dell'ISIS, così l'apertura. Fausto Piano e Salvatore Faila, uccisi in Libia durante un blitz contro i terroristi, erano lavoratori della Bonatti, rapiti il 20 luglio con due colleghi, squallido attacco di Salvini. Cantieri aperti, ancora primarie sotto il Vesuvio per riconquistare Napoli. A Roma si accende la sfida dopo il confronto a Unità.tv e il PD sale ancora nei sondaggi, ora è sopra il 35%. In breve vediamo il dolore e gli sciacalli ed ancora l'intervista al Fano, Italia a rischio, siamo pronti. La vignetta. Babbo Verdini ha fatto un'altra dichiarazione affettuosa sul PD. Poteri di carta, ecco come cambierà l'informazione, la nuova stagione dell'editoria nell'analisi di Auci e Boldrini. Uccisa l'ecologista che difendeva gli indigeni, Berta Caceres aveva vinto il premio Goldman per l'ambiente. Ed ora il manifesto in apertura al fronte, si parla appunto dei due italiani morti in Libia. Vediamo ancora case alle banche, mutui, parziale dietro front del governo dopo le proteste e primarie Roma sulla sfida Cala Verdini, mentre il PD pensa a una lista arancione per attivare i voti di SEL. Vediamo in breve il Copasir, convoca l'AISE, anche sull'intelligence, la Grecia in emergenza, appello UE, non venite. Passiamo al Fatto Quotidiano, vediamo in apertura Libia, i primi due caduti italiani, la guerra si fa ma non si dice. Questo il titolo, morti in un conflitto a fuoco due dipendenti della Bonatti rapiti a luglio. Renzo ottimismo è vedere la vignetta mezza vuota. Il costituzionalista Alessandro Pace ha dichiarato una pazzia gli 007 lì senza passare dal Parlamento. Battaglia di carta, i guai dell'operazione Stampubblica. Esuberi, rivolta RCS Ansa nel mirino. Dopo l'addio della Fiat crolla in borsa l'editore del Corriere. Family Day, vediamo, ma quanto sono idiote le famiglie della pubblicità, un'allegra congrega di citrulli. Vissani senza filtri, in TV la cucina è pettinata, da Torino a Siracusa consigli da chef. E ci fermiamo con le notizie nazionali e dal mondo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo, quindi con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it, abruzzometeo.org, per sapere appunto quali sono gli aggiornamenti per oggi, per domani, insomma per questo weekend. Giovanni, buongiorno. Eccoci in diretta con Giovanni De Palma, come ogni mattina il consueto appuntamento di Mattino 6 e anche l'appuntamento personale di Giovanni, vero Giovanni? Buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori.
Buongiorno, stavo dicendo, ecco, ci sono aggiornamenti per il weekend visto il peggioramento delle condizioni meteo in questi giorni? Sì, perché siamo interessati, Elisa, da una perturbazione di origine nord-atlantica che in queste ultime ore ha favorito anche un peggioramento delle condizioni atmosferiche, come annunciato nei giorni scorsi, anche sul settore orientale, dove in mattinata comunque continueranno ad essere presenti degli annuvolamenti e delle precipitazioni che, date le temperature piuttosto basse rispetto ai giorni scorsi, potranno favorire degli episodi nevosi intorno ai 500-600 metri. La tendenza però è verso un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal pomeriggio sera e nella prima parte della mattinata di domani, anche perché una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà le nostre regioni centro-settentrionali, favorendo un peggioramento soprattutto sul settore occidentale della nostra regione. È previsto un graduale aumento della nuvolosità sulla Marsica e nell'Aquilano, con delle precipitazioni localmente a carattere temporalesco, mentre delle schiarite si registreranno sul versante orientale, poiché è previsto anche il rinforzo dei venti dai quadranti meridionali, il libeccio, che è sul versante orientale favorirà forti raffiche, quindi tornerà il garbino, che darà luogo a un nuovo aumento delle temperature soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione. Poi anche nella giornata di domenica, pur con venti in attenuazione, continueremo ad assistere a degli annuvolamenti più compatti sul settore occidentale, sulla Marsica e nell'Aquilano, con delle precipitazioni, possibili precipitazioni, mentre annualmente interesseranno anche il settore orientale, ma la probabilità di fenomeni sarà più bassa rispetto al settore orientale occidentale della nostra regione. Anche nei primi giorni della prossima settimana continueremo ad essere interessati da condizioni di instabilità, perché sulla nostra penisola, sul Mediterraneo centrale, continueranno ad affluire masse di aria fredda ed instabile di origine nord-atlantica, e questo manterrà attive condizioni di instabilità anche nei primi giorni, quindi della prossima settimana. Elisa. Grazie Giovanni, buon lavoro e buona giornata. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it, abruzzometeo.org, potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo, oppure attraverso il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, insomma essere sempre aggiornati, soprattutto in tempo reale, delle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, passiamo ora alle notizie regionali con il quotidiano dell'Abruzzo Il Centro. Vediamo le prime pagine delle quattro edizioni, iniziamo con quella di Pescara. In apertura, ucciso a 21 anni in Venezuela, ragazzo di Popoli esce durante il coprifuoco colpito da tre pallottole. Ecco la foto del ragazzo, le tappe della vicenda. Ancora a fuoco le auto pignorate, rogo al deposito delle vendite giudiziarie, bruciati 18 mezzi. Nelle cronache in Pescara, donne sfruttate e violentate, no, tutti assolti. Si parla del sesso nel night. In Pescara, senza giustizia, la morte di nostro figlio, sfogo dei genitori, in penne, troppi anziani e rifugiati nell'ospizio, blitz dei NAS a penne appunto. E l'addio a De Cecco, l'economista che sapeva tutto di moneta e di industria. Passiamo alla prima pagina del Centro, dedicata a Chieti, Lanciano e Vasto. Vediamo in apertura il dossier sui depuratori fuori legge. Chieti, gli ambientalisti svelano i dati, 8 su 10 inquinano il mare. E il TAR dà il via libera alle strisce blu, il parcheggio gratuito non è un diritto del megalò. Nelle cronache il Lanciano, parenti truffati per 90.000 euro in tre nei guai. In Chieti, Febo, un atto dà lo stop alla Spatocco. In Lanciano e Vasto, il centro-sinistra, Lanciano e Vasto e febbre di primarie.
Ragazzo ucciso in Venezuela, in basso, 21enne di Popoli, non rientra al coprifuoco e viene ammazzato. Vediamo adesso la prima pagina dell'edizione dedicata a Teramo. Vediamo in apertura oggi cosa riporta l'edizione di Teramo. Vediamo se riusciamo. Eccoci, prima pagina del centro dedicata appunto a Teramo, lo perseguita e lo fa licenziare, giovane vittima del violento, picchiato e sequestrato, ci rimette il lavoro. In centropagina la mamma che si batte da anni per la nuova legge aspetta il sì all'omicidio stradale sulla tomba del figlio. Nelle cronache in Valvibrata il giudice annulla la multa al Manacara. In Teramo, Nicaragua, festa per il centenario di Don Odorico. In Teramo, corsa a Pavia per un trapianto di polmoni. E l'Atria taglia 25-30 operai, tensione in azienda, i sindacalisti bloccano due manager. Vediamo ora la quarta ed ultima prima pagina dedicata a L'Aquila. Vediamo L'Aquila, Avezzano e Sulmona, prima pagina quindi del centro. In apertura vediamo cosa riporta. Un attimino, eccoci, la rapina in villa, famiglia in ostaggio, a Carsoli, quattro banditi portano via oro, soldi e due pistole. L'Aquila, la Cassazione fissa udienze in tempo utile, crolli casa studente e via Rossi, prescrizione evitata. Nelle cronache in Avezzano, 100 ovuli di coca nel rum, ragazza in cella. In Pescara, ucciso a 21 anni per strada in Venezuela. In Sulmona, scontro nel PD, Di Masci riconvoca i suoi. E travolto mentre va al lavoro all'Aquila, grave funzionario Enel investito davanti all'ufficio. Queste erano le prime quattro pagine del centro, adesso passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, La Città, vediamo come apre oggi. Eccoci in apertura, arrestato l'eroe dello spazzaneve. Via Valle Castellana, picchia, minaccia e perseguita un compaesano dopo un futile sgarro alla guida. In centropagina, agricoltura pulita, bonifica nord, altri 11 km di condotte per l'irrigazione. Vediamo nel taglio alto a Sant'Omero, archiviata l'inchiesta, neonata morta dopo il parto, non è stata colpa dei medici. Roseto al voto, grazie alla Ciancaglione, rivedremo la luce dopo 5 anni disastrosi. Ed ancora, Banca di Teramo, i soci ascolani diffidano per la fusione con BCC Roma. Teramo boccia la mozione sul gender, il documento di Pomante trasformato in un voto pro contro Gatti. A Tortoreto annullata l'ordinanza sulla Movida, il cordoglio, è morto De Cecco, l'economista abruzzese noto in tutto il mondo. Entriamo e passiamo, scusate, adesso al Messaggero, vediamo la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo, vediamo in apertura cosa riporta. Eccoci all'interno del Messaggero, quindi vediamo la prima pagina, come detto, dedicata alla regione Abruzzo. In prima pagina l'apertura, la tragedia, ucciso in Venezuela a colpi di pistola, giovane trovato senza vita, aveva 21 anni, l'ipotesi, il regolamento di conti per motivi passionali. Dopo la morte del papà, fornaio, aveva lasciato Popoli per volare dalla mamma in Sud America. In centropagina, i reperti romani di Porta Barete, i nostri alloggi a rischio sfratto, L'Aquila, i condomini della zona temono la stessa sorte, toccata al civico 207.
e il personaggio aveva 78 anni. Nella foto, addio all'economista De Cecco. Vediamo ancora il mini bond emesso dalla Giuliese G-Plast, la finanza, il gruppo fa capo alla famiglia Marozzi, leader nei prodotti in PVC. Nel taglio basso, Teramo, maggioranza in crisi sui gender. Prima di entrare all'interno ci fermiamo su questo articolo, perché proprio ieri si è svolto il Consiglio Comunale a Teramo e la proposta del consigliere Arancione, consigliere di opposizione appunto a Teramo, Gianluca Pomante, ha fatto un po' discutere, ma noi lo abbiamo intervistato e questo è il contenuto della sua proposta. Ascoltiamo. È un ordine del giorno che chiede al Comune di impegnarsi con le istituzioni scolastiche affinché vengano promosse delle iniziative di concreto supporto all'offerta formativa, quindi delle iniziative che portino una corretta educazione all'affettività all'interno delle scuole, che pongano al centro dell'attenzione i bambini, le loro esigenze, i loro percorsi di crescita, soprattutto i loro step formativi, i loro tempi formativi. Una proposta che deve rimarcare l'assoluta lotta alla discriminazione di qualsiasi tipo, discriminazione basata sull'orientamento sessuale, sulle opinioni politiche e religiose, sulla cultura, sull'etnia, sulla razza. Perché spesso si parla della teoria del gender senza sapere in realtà di cosa si tratti, e noi vogliamo che invece se ne parli in maniera corretta. Cioè, spiegare ad un bimbo di 4 anni che cos'è la masturbazione non è un percorso corretto dal punto di vista formativo. Ma questo sembra l'orientamento a livello europeo, soprattutto dei paesi del nord cosiddetti civili. Siccome illustri psichiatri hanno, come Meluzzi, come Bonelli, a livello europeo, hanno lanciato l'allarme sul rischio che un'errata formazione all'affettività, un'errata educazione sessuale nelle scuole possa determinare dei gravi danni psichiatrici, dei gravi danni di crescita per i bambini, noi vorremmo che l'attenzione delle istituzioni venisse posto ad un piano corretto di offerta formativa, parlando correttamente di educazione all'affettività, parlando correttamente di educazione sessuale rispettando i tempi di crescita e l'avvento della pubertà dei bambini, rispettando il superamento corretto del complesso di Edipo, ma soprattutto avendo cura che la lotta alla discriminazione non diventi terreno di battaglie politiche, ma semplicemente sia una lotta corretta alla discriminazione sotto ogni forma, sotto ogni punto di vista. Non deve essere discriminata neanche la famiglia, come è prevista dall'articolo 29 della Costituzione, perché questo sembra l'orientamento di alcuni fenomeni che vorrebbero affermare le loro priorità scardinando però la famiglia così come è tradizionalmente intesa, così come è considerata da millenni di storia, da millenni di evoluzione. Entriamo all'interno del Messaggero, vediamo le notizie regionali, quindi il personaggio, l'addio a De Cecco, l'economista illuminato, originario di Lanciano, dove tornava spesso, aveva 78 anni. Decesso a Roma, insegnato ovunque, critico dell'austerità nella crisi, tra gli incarichi, è entrato nella CDA di Mediobanca ed è stato tra i fondatori del Partito Democratico. Le reazioni a Mendola, venerava la sua regione con Ciocca, riscoprì gli studiosi abruzzesi. D'Alfonso, un figlio della nostra terra di cui essere sempre orgogliosi, il cordoglio di Pupillo. Vediamo fondi europei a Sant'Egidio, in breve Confagricoltura discute del nuovo PSR. Il dossier migranti a quota 86.000 unità, i romeni sono davanti a tutti, l'indagine del centro studi IDOS insieme alla rivista Confronti. Nelle province dell'Aquila e di Teramo registrati i numeri più significativi. L'alleanza Nencini-Civitavecchia avrà i porti abruzzesi. Ed ancora, prima pagina dedicata a Pescara, vediamo rogo al deposito giudiziario, auto, moto e furgoni distrutti. L'incendio doloso appiccato alle 2.30 e rivendicato al telefono. Scuola, gli studenti del Da Vinci si sfidano al Pi Greco Dei, due giorni di quiz di matematica al circolo a Ternino. Lega del cane, l'AV, no al traffico di cuccioli, campagna per le adozioni.
Ed ancora l'inchiesta sul recupero dei veicoli, 6 indagati per truffa. Vigili e veleni, il caso in procura, l'inchiesta, visita dei carabinieri in comune per acquisire documenti e informazioni sui procedimenti disciplinari di Via del Circuito. Alessandrini e Caputi al comandante Maggitti, riportare un clima di serena collaborazione all'interno del comando. La disperazione degli operatori, l'agonia del porto tra degrado e licenziamenti. Ancora Francavilla, furti nei cantieri, 2 in manette. Agguato in Venezuela, giovane di Popoli, ucciso a colpi di pistola. La vittima è Matteo Di Francesco Antonio, 21 anni, perso il papà, aveva raggiunto la madre per rifarsi una vita. Vado con gli amici, il corpo ritrovato vicino all'autostrada, la polizia segue la pista passionale. La tragedia, bimbo di 4 mesi morto in culla, domani i funerali. L'allarme contagiata da salmonella nella casa di riposo. Brioni, mobilitazione totale, studente e lavoratore scrive al manager Fiore, tagliate con criterio. Melilla interroga il governo, nuovi appelli per la protesta del 9 marzo a Pescara. E l'iniziativa del Papa, maratona di preghiera, chiese aperte di notte. Prima pagina dedicata all'Aquila, porta Barete, nuovi ritrovamenti, problemi in vista per gli abitanti. Gli scavi a Santa Croce portano alla luce reperti probabilmente di epoca romana. Gli abitanti dei palazzi interessati temono di restare fuori casa per il blocco dei lavori. In centropagina il processo, l'11 maggio l'udienza in Cassazione per il crollo della casa dello studente. In breve Agostino Del Re prende il posto di Tordera al vertice dell'ASM ed ancora la polemica, sia il crocifisso prende posizione anche l'arcivescovo. Nel taglio basso, travolto mentre va al lavoro, è grave, il 52enne dipendente Enel è stato investito da un'automobile a pochi metri dall'ufficio. Ed ancora Sulmona, incoronata, ok all'accordo, ultima parola aspetta Guetta. Carso, l'imprenditore sequestrato in casa da 3 rapinatori, notte di paura per tutta la famiglia, caccia alla banda. Pettorano, affitti, mancano 45.000 euro, esposto alla Corte dei Conti. Avezzano, Tares non pagata, partono 6.500 cartelle esattoriali. Pagina dedicata a Chieti, vediamo il prof dell'Ateneo nei guai, ubriaco, causa frontale, aveva un tasso di alcol 6 volte superiore al limite. Il docente ordinario della D'Annunzio, denunciato alla procura per guida in stato di ebbrezza. La città che cambia, procura in via Arniense, nasce il polo giudiziario, annuncio di Legnini, progetto sul tavolo del ministro Orlando. E il forum dell'acqua per quanto riguarda l'ambiente, depurazione disastrosa, fiumi, cloaca. Carichieti, il giudice boccia sbrolli, nessun risarcimento. Ed ancora a casa Mater Populi, lasciati al freddo e senza mangiare, l'accusa dell'uomo vittima di un ex operatore. E l'accusa, Febo, che fine farà la clinica Spatocco? Nel sistema sanitario è in atto una macelleria sociale. Questo è quanto ha dichiarato appunto Febo. Noi abbiamo l'intervista, vediamo il contributo video su questo articolo. Sanità pubblica e privata, Mauro Febbo dice che Chieti e la provincia di Chieti escono danneggiate da alcune decisioni adottate recentemente dalla giunta regionale, perché? Ma no, io dico che c'è una macelleria sociale in atto proprio sulla sanità e riguarda l'intero territorio abruzzese. Dico che a inizio anno a Chieti, in provincia di Chieti, è stata fatta un'operazione che riguarda le cliniche private che si sono trasferite da una provincia all'altra ed esistono leggi regionali, esiste una legge nazionale che parla che la sanità va vista nel suo complesso pubblico-privato. C'è questo trasferimento che è stato fatto, legittimo dal punto di vista dei privati che sono legittimati a farlo, che però deve essere compensato rispetto a ciò che
invece a noi oggi ancora sappiamo per quanto riguarda il pubblico. Aggiungiamo che questi trasferimenti però che vengono fatti hanno a 2 mesi dal trasferimento non hanno ancora le autorizzazioni che devono avere, questo ci lascia molto perplessi, questo vorremmo capire il perché ancora si rilasciano queste autorizzazioni, soprattutto se i pazienti di tutto ciò hanno avuto, ai parenti è stato arrecato danno dal punto di vista del servizio che deve essere dato. Sta di fatto che Chieti perderà diverse unità complesse, la stessa cosa accadrà a Vasto, la stessa cosa accadrà a Lanciano dopo aver chiuso Guardia Grele ed Atessa, e di fatto Chieti non sa ancora che fine fa la convenzione che ha con l'università. Credo che questo debba essere un momento di riflessione, debba essere un grido di allarme che facciamo alla cittadinanza di Chieti, perché Chieti non può meritare un declassamento sanitario avendo l'università proprio nella questa città. Andiamo avanti sul Messaggero. Vedova truffata per pagare Equitalia a Lanciano. Il marito aveva un grosso debito, un parente la tranquillizza e la mette in contatto con falsi consulenti finanziari. Fanno finta di aver ottenuto uno sconto del 30% e le spillano 90.000 euro, chiede chiarimenti e scopre l'inghippo. Vasto, da giugno a settembre torna il Freccia Bianca. Ed ancora in breve a Tessa il giudice fa riassumere sindacalista Fium licenziato. Sempre a Vasto, scontro Amato e Menna, Democrat al ranch finale. A 3 giorni dalle votazioni i 2 candidati sparano le ultime cartucce. Ortona, caro affitti dei negozi, firmato protocollo. Accordo tra UPI e Confcommercio, aperto anche uno sportello per segnalare le anomalie. E a Lanciano primarie Forza Italia presenta la Piccinini. Prima pagina dedicata a Teramo, teatro, nuova gestione, la Solti ha già iniziato il contratto ufficiale, non c'è ancora l'ok a trattativa privata. Il primo show riservato ai bambini, poi tocca a Orlando, sala messa in sicurezza secondo le norme. Prima malmenato e poi licenziato dal suo aggressore, tutto è nato da un presunto torto al volante, finisce in manette Rosildo Ferri di Valle Castellana, minacciato anche il medico di famiglia della vittima. Vediamo ancora nel taglio basso, teoria gender, la maggioranza va sotto, il consigliere Promante promotore dell'ordine del giorno bocciato in consiglio. Provincia, rifiuti tossici nei fiumi, scatta l'allarme, il comandante di Vincenzo, sono in corso 3 indagini sul Tordino, nel mirino aziende cinesi. Sulla costa Giulianova si riapre il bando per i locali della ASL, c'è una possibilità concreta dopo l'incontro tra il sindaco Mastromauro e il manager Fagnano. Novità in vista, Eurospin apre a dicembre e arriva Carifermo nella struttura commerciale. Avanzata anche l'ipotesi di piccoli insediamenti di carattere turistico e ricettivo al secondo piano. Alba Adriatica giunta, rimpasto di deleghe senza cambiamenti. Valvibrata, omicidio colposo, assolti 3 medici. Roseto, dall'Unione alla diaspora, le divisioni nel centro-sinistra. Milko Fasciocco, candidato del Movimento 5 Stelle, faceva parte della coalizione vincente 2006, poi le fratture. Martinsicuro, pesca, arrivano i fondi per il Comostro, il DOCUP è diventato un simbolo per i marittimi nel bene e nel male della città. Nel taglio basso a Giulianova barriere artificiali contro le erosioni. Vediamo adesso, torniamo adesso al quotidiano della provincia di Teramo, la città, vediamo all'interno quali notizie riporta nella pagina dedicata alla regione. Un altro abruzzese ucciso in Venezuela, Matteo Di Francesco Antonio, 21enne, originario di Popoli, ucciso in un agguato da un rivale in amore. Meno di una settimana fa è stato ucciso Dino Rubens Tommasilli, originario di Prato La Peligna, e giustiziato mentre andava al lavoro nella città di Maracai. Il lutto, l'Abruzzo piange la scomparsa dell'economista Marcello De Cecco, nato a Lanciano nel 1939, è morto a Roma giovedì notte, il cordoglio del mondo istituzionale e di quello accademico.
Ancora Valle Castellana, vediamo arrestato il guidatore dello spazzaneve, botte, minacce e persecuzioni nei confronti di un ragazzo per uno sgarbo al volante in manette, il 39enne Rosildo Ferri. La violenza lo ha picchiato in due occasioni, la seconda volta chiudendolo nella sua abitazione, sequestro quindi di persona. La vendetta ha costretto il datore di lavoro a licenziarlo e poi il medico a non rilasciargli il certificato dopo una visita. Ancora vediamo, è libero uno dei giovani aggressori dell'Eni Caffè. La vigilia di Natale, un sessantenne teramano ha perso un occhio per un colpo di bicchiere. Lo schianto mortale, forse causato da un malore, la procura trevigiana dispone l'autopsia sul 61enne Mauro Galanti, vittima di un frontale con un tir. I funerali del 61enne dovrebbero svolgersi lunedì a Castelfranco Veneto, dove si era trasferito da tempo. Lions Club raccolta fondi per restaurare la chiesa di San Giuseppe comunale, Cine Teatro assegnato alla Solti con una trattativa privata. Banca di Teramo da Ascoli diffida sull'intesa con Banca di Roma. La cordata picena sostiene l'ipotesi locale allargata anche alle Marche e intanto chiede le carte sul progetto di fusione. La recriminazione nel 2004, abbiamo già vissuto il trauma della fusione con BCC Teramo, già adesso contiamo poco. Ha ragione D'Alfonso, i soci ascolani si dicono stupiti che a difendere gli interessi teramani sia stato il governatore. E lo dice il presidente del comitato dei soci ascolani, appunto l'avvocato Giuseppe Falciani. Vediamo nel taglio basso, sociale, problema disabili affrontato con una pezza d'asfalto. D'Alberto del Partito Democratico attacca la maggioranza Brucchi, in 4 mesi nulla è cambiato. Ieri appunto il Consiglio Comunale e il PD nelle proposte dell'amministrazione Brucchi, nel DUP quindi, nella presentazione del DUP da parte della maggioranza, il Partito Democratico, diciamo l'intera opposizione, lo ha definito un libro dei sogni. Ascoltiamo. Un libro dei sogni che viene ripetuto ogni anno sempre allo stesso modo, quindi questo dimostra che si tratta di sogni che non vengono realizzati. Abbiamo parlato di questo documento di programmazione come di una fotografia ormai ingiallita di retrospettiva, cioè è la dimostrazione del fallimento della politica di questa giunta, che non ha realizzato nessuno degli obiettivi che si era preposto, amministra da 10 anni e vede una città che vede purtroppo le conseguenze di questa amministrazione ormai al fallimento. Non si dice nulla su quelle che sono le prospettive fondamentali della città, gli unici punti che vengono portati sono quei punti come l'ex manicomio, ad esempio, o il Castello della Monica o altri interventi che saranno possibili, noi ci auguriamo, soltanto grazie all'intervento della Regione. Oggi è la dimostrazione peraltro di un fallimento nel rapporto tra la Giunta e il Consiglio. La Giunta è venuta qui a portare un documento che non si capisce se doveva essere approvato, se doveva essere fatta una presa d'atto. Alla fine la percezione è stata di un gelo, di una freddezza nel rapporto tra Giunta e maggioranza. Non c'è stata una sola indicazione da parte della maggioranza su quella che è la prospettiva futura di questa città, di questa amministrazione. Noi come opposizione abbiamo criticato con forza tutti i punti di questo documento di programmazione, che è vuoto nella prospettiva, perché ripeto, si tratta delle solite cose che vengono riproposte ogni volta. Il sindaco ci sembra è assolutamente in grossa difficoltà. Io credo che la conseguenza di questa difficoltà dell'amministrazione la pagano purtroppo solo le cittadine teramani, che non hanno risposte anche su temi importanti. Pensiamo ad esempio alla questione del sociale, non si dice nulla sul piano delle barriere architettoniche, non si dice nulla su quella che sarà la prospettiva degli asili nido, dove si dice forse esternalizzeremo, ma non si dice se, come, quando questo avverrà. Non si dice nulla sull'edilizia residenziale, non si dà nessuna indicazione sul commercio, sul turismo, sulla cultura. Veramente un documento vuoto, come vuota l'attività amministrativa di questa giunta. Come abbiamo detto, quindi il Consiglio boccia la mozione sul gender. Il municipio, la mozione dell'arancione pomante è trasformata in voto pro contro gatti. Sul DUP la maggioranza cresce. La Civica chiede un incontro alla Team sui cimiteri e la Querel, Brucchi replica la Sclocco sull'ambito sociale unico. Vediamo la pagina dedicata alla provincia, altri 11 km per l'irrigazione, presentato al Consorzio di Bonifica Nord
il progetto da 1,4 milioni di euro per Mogiano, Giulianova, Roseto e Penna. La conferenza, ospiti del presidente del consorzio, ieri mattina nella sede di Piano della Lente, l'assessore regionale Dino Pepe e gli amministratori dei comuni interessati. Vediamo nel taglio basso, Natura e WWF chiede un impegno ai comuni costieri per salvare il Fratino. Con l'avvicinarsi della stagione balneare torna l'allarme per la salvaguardia dell'uccello che depone sulle spiagge. Ambiente, i fiumi teramani sono sotto attacco, rifiuti chimici e tossici versati nei corsi d'acqua, autolavaggi che scaricano direttamente nei tombini e discariche abusive. Controlli, a partire dalla prossima settimana inizieranno una serie di controlli per l'individuazione di scarichi inquinanti sulle attività produttive, sugli impianti di depurazione e sulle procedure di stoccaggio. Maglia nera, i casi più importanti di sversamenti illegali nei fiumi si concentrano in Val Vibrata. A Castilenti, taglio del nastro per la nuova sede di Legambiente in Valfino, all'inaugurazione presenti tanti cittadini, il sottosegretario regionale Mazzocca e il consigliere Monticelli. Annullata l'ordinanza sulla Movida, il giudice accoglie ricorso di una discoteca multata per aver sforato l'orario. A Tortoreto il regolamento comunale contrasta con le norme nazionali sulla liberalizzazione. E denunciati per truffa, vendono sul web e fanno perdere le tracce dopo aver preso la caparra. A Sant'Egidio aveva un cellulare rubato a Varese, ragazza nei guai per ricettazione. Martinsicuro, nasce il comitato per la fermata dei treni in città. A Sant'Omero nessuna responsabilità medica per la bimba nata morta, archiviata la posizione dei tre medici per la vicenda del tragico parto. Ed ora torniamo al Messaggero per vedere la pagina sportiva. Abruzzo Sport, Pescara, serve uno scatto per i biancazzurri, è il primo momento delicato della stagione e la gara di domani a Vercelli può essere una svolta importante. Oddo, i ragazzi devono solo ritrovare la tranquillità, ma la fase difensiva sta diventando un grosso problema. Memusciai è pronto, il dubbio è in attacco. Maragliulo, Virtus col Brescia, un'altra finale, il tecnico rossonero deve scegliere in difesa. Tra Vastola e il giovane Di Filippo tornano Ferrari e Di Francesco. Vediamo la Lega Pro, Teramo c'è Lupo in pole come DS, l'Aquila in difesa ritrova Maccarrone, Giulianova ancora caos per adesso, resta Gelsi. In centropagina abruzzesi rigori fatali, avanti solo il Pescara, parliamo del calcio al 5, la squadra di Collini batte Latina, in semifinale c'è Genzano che supera l'Acqua e Sapone, Montesilvano sconfitta e ricorso. Torniamo in Lega Pro con il calcio, quindi tre punti restituiti dalla Corte federale non soddisfano per niente Vincenzo Vivarini, per noi è anche questa una piccola beffa, commenta il tecnico biancorosso ieri durante la conferenza stampa. Ascoltiamolo. Io penso che anche questa sia una piccola beffa per noi, questi tre punti, perché secondo me mi aspettavo di più. Però comunque sia, sono tre punti che servono sicuramente per la classifica, per darci un po' di morale, per rimetterci sempre più tranquilli nel discorso della salvezza, quindi ben venga insomma anche questo fatto qua. Già da martedì concentrati sul Prato, cercando di capire tutte le sue caratteristiche, dobbiamo essere bravi a evitare la loro pressione alta, quindi ci siamo messi a lavorare su come venire fuori dalle pressioni di un 4-3-1-2 che sarebbe la disposizione che hanno loro con le giocate che abbiamo a disposizione. Ma a me la cosa che mi piace dire è che il gruppo mi dà grandi soddisfazioni, come domenica quando subentrano altri giocatori che magari hanno giocato di meno e sono pronti e riescono a esprimere anche loro le loro potenzialità, significa che c'è
c'è un pensiero unico da parte di tutto lo spogliatoio, c'è la voglia di far bene da parte di tutti, che nessuno, per dirti, sta qui a perdere tempo, e quello secondo me mi dà grande soddisfazione all'allenatore. Lì il campo, oltre ad essere piccolo, sicuramente non è uno dei più belli che abbiamo trovato, quindi per una squadra come la nostra, sempre proiettata a giocare palla a terra, a cercare soluzioni, diciamo, in fase di possesso palla, sicuramente qualche difficoltà in più ce l'abbiamo. Però possiamo benissimo anche giocare con altre caratteristiche, cioè a ricercare un attimino più velocemente il vertice, ad andare un pochettino anche sulle seconde palle in avanti. E secondo me una squadra deve anche adattarsi, insomma, a queste difficoltà che si possono trovare durante un campionato. Termina qui la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6 torna domani. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.